nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video di chiacchiericcio, appunto, dove vi dico già che questo è un video aggiornamento inerente a quando sono stata dal dentista. Già un paio di sedute dal dentista le ho fatte, dal dentista l'ho fatte e nulla, mi ha fatto già un'operazione al dente, questi denti qua di davanti. E sono andata piuttosto bene, insomma, ho avuto un po' di paura, ma la paura, come suol dire, tolto il guaio è passato. Io non so perché si vede così scuro. Ah, ok, si sta pure andando via la batteria, muy bien, vabbè. E niente, praticamente, sì, il dente mi è passato il dolore, ma però in sostanza ho dovuto fare un'otturazione perché non era più possibile stare con un dente dolorante. Adesso curo gli altri denti e poi dovrò togliere un dente che non è possibile togliere assolutamente da seduta, ma me lo dovranno fare da addormentata, quindi non so neanche io cosa andrò a fare, però spero bene il nostro Signore Gesù che andrà tutto bene, perché io ho una paura boia, una paura bestia di farlo da sveglia. Infatti assolutamente no, il dottore mi ha consigliato di fare non so come dire, un'urgenza, vabbè, non sto qua a dire che cose, dettagli, però mi ha detto semplicemente a mia nonna, perché siamo andati insieme, di prenotare un'urgenza di farsi fare un'impegnativa per farmi andare al maxillo facciale. Quindi andremo lì. Adesso non è il momento, però più là, quando sarò i denti tutti curati, si andrà lì nel frattempo. E niente, questo era quanto. Nulla, come è andata oggi tutta la giornata? Oggi sono stata tutto il giorno in giro, non a fare compere né nulla di nulla, ma bensì dal dentista, appunto. Me l'ho fatto tutto il giorno da dentista, cercando dentista a destra e manca, perché a destra e manca non ho esagerata. Però sono dovuta andare qui a Palau, perché sono in Sardegna, c'è un, come dire, un, sì, vabbè, qua sentite l'ambulanza di sottofondo. E vi stavo dicendo, praticamente, sì, qui a Palau sono dovuta andare, perché non lo so se Palau è in Sardegna, oltre la Costa Smeralda, vabbè, non sapesse lo sa, chi lo sa e basta. Comunque, so che lo sapete tutti, non c'è bisogno che ve lo chiedo, che ve lo dico io, chi non lo sa ora ve lo sto dicendo. Comunque, tornando al discorso che avevo cercato un dentista più vicino a casa nostra, qui a Palau, e l'abbiamo trovato a fianco alle poste, vicino alle poste, le poste italiane. Quindi, ok. E niente, alla fine l'abbiamo chiamato e ha risposto una ragazza e ci ha detto che abbiamo preso appuntamento per le 2 di lunedì. Quindi, top, più top di così non si può, si muore. Quindi mi è piaciuta la cosa e assolutamente ci devo andare. È vero, non sarà piacevole anche lì la seduta, ma ripeto, è per me e quindi ovviamente lo so che lo sapete che è per me, quindi ci devo andare. Fammi un'altra seduta, fammi togliere una radice qua, ma non so quante ne abbia di radici. E poi in seguito dovrò andare al maxillo a togliere questo dente che non, cioè, da una parte mi fa sentire, ma dall'altra non tanto. Ho un dente che appunto non mi fa sentire più di tanto, quindi devo per forza andare a farmi addormentare per toglierlo, perché così non posso di certo. Già, allora mi sono sistemata un po' meglio, ho fatto un po' più lifting la coda, perché così era inguardabile com'ero. Potevo farmelo all'inizio, ma non ci ho pensato. Pardon, perdonatemi, ma. Ah, scusate per la sedia scricchiola, ma. Raga, mi sono dovuta. Ho voluto fare questo video per forza di fretta e furia per aggiornarvi subito di come era andata la situa
in ospedale a Tempio, perché sono andata a Tempio, Tempio Pausania, e lì ho voluto dirvi tutto inerente al dentista, così sono andata e vi ho detto tutto. Prima ho fatto le cose che dovevo fare, cioè farmi l'otturazione, e poi perché no? All'inizio era un po' bella, vabbè, come è normale che sia, mi sono abbastanza fatta la punturina, cioè l'anestetizzare, perché altrimenti, vabbè, come è normale che sia, per il trapano, l'osturazione, via discorrendo, non so quali, in realtà ogni tanto lo sa che va dal dentista per forza che si fa la puntura. Comunque, a parte queste stupidaggini che sto dicendo, ma che sono importanti per chi volesse sapere veramente come è andata al dentista, voi direte: sei andata oggi al dentista? Sì, sono andata. Ho fatto tutto. Mi stavo anche mordendo questo labbro, vabbè, lasciamo perdere. Non sono nervosa, sono un po', come dire, ancora un po' stanca per il viaggio che ho fatto, perché voi non avete idea del viaggio che ho fatto. Non sono andata in pullman come vado le altre volte, perché i miei zii, ahimè, non possono andarci, che accompagnarci, perché, come voi sapete, stanno lavorando, ma non importa, questi sono altri, è un altro discorso. Più che altro, dopo però vedere anche l'outfit in mezzo a questo discorso che vi sto facendo, di come mi ero vestita stamattina, la borsa in sala, ma non importa. E sì, ragazze, sono andata con questa maglia così bella floreale, c'ho il pantaleggings, le scarpe a mo' di frate, ovvero le Birkenstock, ho preso. Mi ho messo le Birkenstock e nulla. Allora, che le tratte, lo so che le ha comprese anche Kate, l'angolo di Kate, Caterina, e niente. Io adesso vi faccio vedere un po' il mio outfit, perché no, ci vediamo dopo, che ne dite? Dai. Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che se vi fa di sapere, io appunto in ospedale a Tempio Pausania sono andata proprio per questo specifico motivo, per farmi l'otturazione, perché non sapevo bene se dovevo farmi togliere un dente o farmi l'otturazione. Infatti mi ha fatto solo un'otturazione e basta. All'inizio è stato un po' aiuto al tocchi voilà, poi però mi sono tranquillizzata, è andato tutto ok, veramente, ma ok, top. E niente ragazze, adesso giungiamo al dunque e vi faccio vedere l'outfit senza la borsa, perché tanto la borsa sempre non è più quella riga, è una lucida nera. Comunque, anche se la borsa non ve la faccio vedere, siate clementi, vi faccio vedere solo l'outfit e boh. E vabbò, fate voi. Boh, visto. L'outfit, aspettate un secondo. Questo è il mio outfit con la mia coda fatta così alla buona, vedete? Sembra un po', vi dicevo prima, nella clip di prima, più abbronzata. Se casomai non dovesse andare via la clip, casomai dovesse la clip non essere riprodotta, la riregistro, non è un problema per me, tanto registro quasi sempre. E comunque vi dicevo, sembra un po' abbronzata e nulla. Allora, questo è mio. Le leggings, la maglia floreale e le scarpe Birkenstock, vedete? Eccole qua ed eccole qui, vedete? Nulla. Questo è il mio outfit, appunto, vedete? Già, bellissimo, adoro. Veloce, se vi è piaciuto appunto il video, fate i vostri commenti, senza i commenti e non un commentino, scusate le unghie, ma vabbè, lasciamo perdere, perché tanto me lo devo rifare, non adesso, non so quando, ma li farò, me lo prometto a me stessa, più che a voi, e noi ci si vede in un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto, niente, ciao.